Sopravvissuti, bentornati sul canale. Siamo di nuovo su Project Zomboid. Allora, sunto della situazione molto molto veloce. Dobbiamo tornare al furgone, caricarlo perché c'ho troppa roba addosso. Ci abbiamo parecchio cibo, quindi buono. Dovremmo riuscire a affrontare il viaggio senza troppi problemi. Caricato il furgone, proveremo a lasciare Rosewood sperando effettivamente di riuscirci. E di non doverlo fare a piedi, soprattutto perché sarebbe abbastanza complesso a quel punto, ma speriamo di no. Quindi scendiamo subito da questo tetto, andiamo al furgone e vediamo se riusciamo effettivamente a lasciare questo posto. Allora, via 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 di corsa. Tra l'altro dovrei anche ricaricare l'acqua. Che cazzo è successo? Ma per quale motivo? L'idiota si è lanciato. Mannaggia, quanto odio sta mod, raga. Delle scale, fa schifo proprio. Porca miseria. Questo è un problema, mi sa, dobbiamo rimandare la partenza. Eh sì. La gamba a ste condizioni, raga, non andiamo da nessuna parte. Ma proprio non andiamo da nessuna parte. Mamma mia. Eppure stavo messo bene. Mannaggia la miseria, oh. Stavo posizionato bene, non capisco perché mi è precipitato. Facciamo così. Allora, c'ho del cibo? Mi pare che sì. Ok, mangiamo le lenticchie. Allora, ci stiamo riprendendo anche se molto lentamente dal danno. Ecco, così. Oh, bene, bene, bene. Guardate come risale, ragazzi, perché siamo sazi. E quindi siamo riusciti quantomeno a velocizzare la ripresa della ferita, perché stiamo bene. Oh, Dio mio. Mangiate pure questo. Ok, con la sazietà, ragazzi, le ferite vanno via, che è un piacere, però ormai sol è l'una. E vorrei evitare di ripartire di notte. Quindi, in realtà, probabilmente oggi non si parte. Questa la dobbiamo riempire d'acqua. Ma io l'avevo riempita d'acqua, ma com'è possibile che si svuota così presto? Ok. Raga, sono le 6 di mattina. Ora, sperando di non sfracellarmi di nuovo, in quel caso penso che distruggo il gioco, giuro. Dobbiamo raggiungere sto cazzarola di furgone. Abbiamo finito un po' di cibo perché per curare le ferite ho dovuto mangiare un fottio. Però dovremmo farcela ora. Se mi cadi di nuovo, ti ammazzo. Vabbè, ferite minori, però, raga, boh, vabbè. Allora, andiamo, andiamo, andiamo. È il giorno decisivo. Qui si decide tutto. Allora, il furgone sta lì, è pronto, ci aspetta. Abbiamo tutto il necessario. C'è uno zombie maledetto, me lo accoppiamo subito subito. Poi vorrei un attimo levarmi le bende per vedere come sto messo. Rimuovi. Lacerato ancora, mannaggia la miseria. Occhio. Ma i stracci disinfettati ce l'ho. Sul furgone, vabbè. Ok. Signori, a questo punto scarichiamo un po' di cose nel furgone, ma da dentro. Tipo il fucile, che qua non me lo permette, perfetto. Mettiamolo qua, fucile, pistola. Cerchiamo di alleggerire un po' il carico.
Ok, ci siamo. Eccolo qua, il momento è giunto. Riusciremo ad abbandonare Rosewood? Boh. Dai, su, c'abbiamo il cibo, c'abbiamo tutto quello che ci serve, raga. Dobbiamo solo pregare che il furgone non ci molla. O che non faccia troppo rumore. E sul rumore, purtroppo, non ci conterei più di tanto. Vediamo, vediamo, vediamo. E non dico a fa tutto il tratto per arrivare fino a Rosewood, mannaggia la miseria. A Muldrow. Però riuscissimo a far parte del viaggio. Bada che. Bada che. Ma siamo su strada. Ragazzi, attenzione. Siamo su strada. Intanto è qualcosa. Posso mettere il cruise control. Ecco la strada, ma ecco anche gli zombie. Dai, dai, dai. Oh, da dietro pure stanno arrivando. Stavano fino a mo'. Attenzione. Attenzione, pare che la strada sia un po' più libera. Parlavo troppo presto. Piano, 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 con calma, con calma. Dai, dai. È la strada, è la superstrada, sì, ok. Namosene, namosene, con calma, senza fretta, senza fretta, caputtana, senza fretta, ce ne andiamo da sta città maledetta. Gli alberi stanno effettivamente già diminuendo, eh. È ancora un po' così, però. Oh cazzo. Qua c'è di nuovo boscaglia fitta. Merda. Sai, mi tocca scendere. Dai, liberate. Cioè, ho fatto una stronzata, ragazzi, di quelle proprio apocalittiche, è stata proprio un'idea geniale. Due. Sono già 2 volte che lo dico col furgone. Sono troppi però per affrontarli, anche con la lancia. Faccio? Qua non si passa, raga. Qua non si passa. Proprio no. No, 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 si è spento. Si è spento, si è spento, si è spento, si è spento.
Mi sa che devo abbandonare il furgone. No. No. Non è fattibile, raga, devo abbandonarlo. Mannaggia la miseria. La lancia ce l'ho, però ho abbandonato. No, è un pezzettino. È un pezzetto, raga. No, sto a rosicà, sto a rosicà, sto a rosicà. Sto a rosicà, giuro. Sto a rosicà. No, devo riuscire a prendere. Devo riuscire. È proprio un pezzetto. È proprio un pezzetto. Cioè, roba è più la bici e me ne vado con la bici. Ma è un pezzettino. Devo riuscire a passare. Devo assolutamente riuscire a passare in qualche modo. Non so come, ma. È un pezzetto. È un pezzetto. Qui si passa. Allora, lancia. Proviamo a farne fuori il più possibile con la lancia. Dai, però più veloce, bello, più veloce, su. Dai. Ok. La lancia è la lancia. Questa è già distrutta praticamente. Allora, devo ragionare. A parte che mi sa che il motore è andato, raga. Il problema è che il motore è andato. Continua, arriva pure uno per volta, non era un problema per me, eh. Anzi, lo faceva di piccolo, per favore. Vai. Oh, cazzo, no, 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 no. Alzate, alzate, alzate. Porca miseria. Mamma mia, mamma mia. Mi mancavano sti episodi così al cardiopalma, però cazzarola. Mi devo incolonnare, raga, perché se mi prendono a ventaglio mi inglobano nell'orda e poi è finita. Vai, la lancia è ovviamente quasi andata. È un'arma che fa la differenza, raga. È una manca trota. In una maniera allucinante. Ok, sul ventre non abbiamo più protezione. Dobbiamo stare attenti, eh. Allora. Vaffanculo. Pure tu. Allora. No, dove devo stare il furgone? Mancava poco, mannaggia la miseria. Da là non si esce. Ah. Motore è andato. Il motore è andato. Che faccio? Piava bici? Mamma mia, però. Allora, questo lo pio. Antibiotici, li pio. Apri. Andiamo subito qualcosa. Ma porca puttana.
No, 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 fascia, 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 fascia. Porca troia. È sceso, non è. Non doveva scendere, non doveva scendere. Non doveva, assolutamente. Uno prende questo. Però. Quando va preso? Prima? Dopo? Boh. Allora, piamo tutto quello che mi può servire. E poi, boh. Qua qualcosa sta inventando. Munizioni. Ah, ah. Sentite. Famo così. Più solo questo. Sì. Più solo il fucile. Prendo solo il fucile da caccia, raga, niente pistola. Devo fare una scelta purtroppo e è l'unica. Anche se ancora non riesco a prenderlo, però. Mannaggia la miseria. Mannaggia la miseria. Ok, questo. Eh sì, famo così, famo così, famo così. Ora mangio un po' di cose, aspetto un pochino, in qualche modo qualcosa faccio. Ah, gli stracci. Ok, guarda che forse riesco a. Oh, sono riuscito a prendere il fucile. Attenzione. Piede porco. Oh, pure piede porco. Vai così. Allora, raga, ho aspettato un pochino. La situazione è abbastanza. Insomma. Quello che voglio fare è indicare qui. Ecco, il furgone. Perché? Perché devo continuare a piedi. Però, sono le 3. Io ho preso tutto quello che potevo, non posso neanche prendere a due mani, ma c'ho troppo peso. Ma mettiamo la lancia qua dentro. Dice, non posso nemmeno prendere a due mani la mazza, perché sennò devo buttare lo zaino e sinceramente non si può fare questa cosa. Quindi sarà veramente complicato, ma proprio tanto. Se solo riuscissi a trovare un altro furgone, boh, funzionante, una macchina sarebbe l'ideale. Mancava, raga, veramente, cioè, sto pezzettino minuscolo del bosco. E poi, ecco, strada. Ma non c'è verso di passare lì. A parte il fatto che anche fosse comunque sia. Comunque si è rotto il motore, quindi.
Non lo potrei comunque utilizzare anche volendo. Io vorrei provare con la bici, raga, però. C'ho paurissimo. C'ho veramente paurissimo. Tanto accoppiamo pure sto zombie qua. È che la strada per Mulgrove ancora non è poca. Quindi, boh. Ho preso tutto quello che mi poteva servire. La riscatola ce l'ho, sì. No, 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 non mi dica non c'ho apriscatole. Ma sì, c'ho il cacciavite, vabbè. Vediamo un po' se uno di questi tante volte ha visto mai. Sto manco si apre. Ah, già che ho aperto dietro mi fa quasi ben sperare, ma. Ho paura che partano gli allarmi, raga. C'ho una paura e non avete idea che partano gli allarmi di ste macchine, quindi. Mappa annotata, io ormai torna utile. Non c'è niente. Andiamo a cercare il bagagliaio, però sto perde tempo, il problema è quello. Fa buio. Senti, ma. Oh, io ci provo. Okay. Madonna, è ingovernabile, signori. No. Si guida malissimo. Cioè, va tipo super veloce. Troppo rischioso. Senti, a sto punto io provo a spaccare questo e vediamo che succede. Anzi, lo proviamo a forzare col piede di porco, dai, magari. E diamo pure di spaccare il finestrino. Sì, però. Sì, riprovi, ma una volta sola, perché sennò ti spompi, eh. Ti stanchi una cifra. Fatto, aperto. Questo lo devi rimettere dietro, però. Ci sono le chiavi. No. Niente, raga, non ho piedi. Secondario. Vediamo un po' com'è la situazione. Proviamo quest'altra bici. Ma di questa seguita meglio, che ne so. Mamma mia. Mamma mia. Pericolosissimo. Così affitto dopodomani però, signori. No. Vediamo se questo palle. Devo fare tantissima strada. A piedi c'è moro. Dici pure però. Dai, proviamo. Piano piano, con calma. Va dritti. Se vedi zombie, lì so dolore. Allora devo sterzare quando non sto accelerando. Andiamo di. Ok, cruise control. Così accelera un pochino. C'è qua tutto libero. Voglio piangere, raga. Qua tutto libero. Agita in bicicletta mi sto a fa. Fare. Nemmeno i zombie ci stanno. Cioè, bastava pochissimo.
Ogni tanto potrò fermare per il riaffiato. Sono le 17:30, ma a me mi conveniva veramente un furgone. Pregate con me. Pregate con me. È vero che c'è la chiave, furgo. Stanco per stanco. No, vabbè, provo. Riprova, dai, che si apre. Questo c'ha le chiavi dentro. L'ultima. Allora poi spacco il finestrino. Niente. Spacca il finestrino. Niente allarme, già qualcosa. Qui. Non ci sono le chiavi, probabilmente. Infatti. Ho sentito dei passi? No. Allora, sono le 18. Io ora potrei mettermi qua, sperare di dormire un po', magari, e poi ripartire. Perché, come ho detto, sono le 18. Zombie non ne vedo. Magari, e dico magari, riusciamo addirittura a passare la notte, non lo so. Però ci proverei. Ci proverei. Poi domani rizzompiamo insieme la nostra fedele bicicletta verde e ci facciamo la strada che manca, che è tantissima, tra l'altro. È l'unica. L'unica cosa che posso fare. Abbiamo pure un po' fame. Salute, stiamo messi bene perché pure l'altra benda si è. L'ultima ferita si è andata. È guarita. Non mi viene il termine. Signori, io. Allora, andiamo un po' avanti il tempo. Bene. Sono anche assetato adesso. Pure l'acqua è finita. Perfetto. Proviamo a dormire. Esattamente quello che speravo, svegliarmi nel cuore della notte. Perfetto, proprio. Bellissimo. Perché mi sono svegliato in piena notte? Per quale motivo? Io continuo a sentire passi intorno a me comunque. Sarò matto, ma. Io li sento. Muove l'acqua. Muove l'acqua. Ok. Non ne ho più. Non ne ho più. Senti, a me dormi? Non si è abbastanza stanco. Aspettiamo l'alba e ripartiamo, ragazzi. Ok. Si riparte. Oh, almeno un po' dormito. Il viaggio è lungo ancora. Dai, non ti buggare. Che c'hai, mo? Perché non sali? Che problema c'è, mo? Perché non sali? Ti prego, eh. Ti prego. Perché non ne sale? Un altro furgone ce l'ha.
No, raga, io veramente, però. Non sale. Non sale. Non sale, raga. Oh, dai. Pura la nebbia, perché giustamente che se fa manca la nebbia. Vero, tu parti, Furgo? Bottiglia vuota, giustamente, che ce l'abbiamo fa? A bottiglia piena. Ho perso pure la bici, quindi. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Oh, guarda le mani. Questo. Che cosa ho trovato? Oh, ma una chiave, una. Ho trovato qualcosa però, un edificio. Tutte bottiglie vuote. Allora, un edificio che sinceramente io mi esplorerei pure, eh. Resta aperta, ma sicuramente non c'è la chiave, infatti. Ma che cavolo è, raga? Una base ho trovato? Maledetti, maledetti. Niente, niente acqua, niente chiavi. Allora, io farei un attimo una cosa, però. Tipo questa la poserei un attimo, magari. Perché vorrei vedere che cosa c'è qua dentro. Ah, ricordiamoci che lo zaino sta qua. No, mazza baseball, mazza miseria. Prendiamo questa, ecco, metta dietro. Sta qui. Un attimo. Questa roba niente, vabbè. Allora, con tutta sta nebbia. Ispezionare qualsiasi cosa è di un pericoloso fotonico, però qua dentro magari c'erano dell'acqua, questi, che ne so. Qua sarebbe stato bello se ci fossero già gli NPC. Sicuramente ce l'hai trovato qualcuno. Oddio, potrei comunque trovarci qualcuno, spero di no. Spero di no. Perché non essendoci gli NPC, se ci trovo qualcuno, sono zombie. Ma guardate che figo! Preso casse. Intonaco. Cioè, sarebbe bello riparare uno di questi posti e utilizzarlo come base, ma. Casco da operaio. Ho già il mio bel casco da pompiere e mi basta quello. Allora, ma qua c'è un fuoco acceso? C'è un fuoco acceso? Com'è possibile sta cosa? Tutte le recinzioni, cioè tutti i cancelli sono caduti. Ora fanno da sta cosa. Qua hanno messo questo per bloccare il passaggio. Qua
Qua c'è una radio a baldacchino. Sì, ma c'avevate delle provviste, qualcosa? Mannaggia la miseria, niente, zero. Possibile che non c'avevate niente. Mi serve dell'acqua. Allora, se non devo morire per l'acqua. Sarebbe assurdo morire per l'acqua comunque. Oh, niente, più da info. 66 kg, piano piano. Stiamo prendendo peso. Sarebbe di un assurdo morire assetati. Qua tutte queste colture sono tutte andate. Qualcosina per me. Armadietti qui. Aspetta, 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 aspetta. Mamma che bella sta mod, raga. Che aggiunge ste cose, stupenda. No, non mi dica è tutto vuoto, rosico. No. È tutto vuoto. Allora, posto fighissimo. Posto fighissimo, veramente. Proprio bello. Proprio base da sopravvissuto, però. Problema è che. Sta lontano da qualsiasi cosa, raga, quindi. Farmi tipo una base qua non ci avrebbe il minimo senso logico. Proprio il minimo. Niente acqua. Ho perso tempo. Lì in salgo, stanno le scale, ve lo scordate proprio. Proprio non esiste. Un generatore. Niente acqua proprio, zero e porto zero, eh. Queste scalette vanno su. No, portano solo alle vedette, diciamo. Bottiglia vuota. Ma qua non c'è acqua. Oddio, un po' sì. Un po' d'acqua c'è. Un po' d'acqua c'è. Qua c'era un barile acceso. Dove stava? Eccolo. Si è spento. Credo si sia spento. Accendilo un po' se funziona, mi coso. Allora, scaldarsi si sta scaldando. Però qua mi dice solo nel microonde. Mannaggia la miseria. Secchi non ho visti, quindi manca di che. Eh no, solo nel microonde. Questo è un problema, eh. D'acqua, ma potevate lasciare però, eh. Un goccino. Qua ci sono altre macchine. Ah, io mi ero dimenticato, sto pure senza bici. Bellezza. Che bellezza. Carta igienica, ma che ci faccio? Senti, oh ragazzi, allora, a parte il fatto che pure se trovo le chiavi qui non si passa perché ci sono macchine ovunque, forse più avanti no, però. Mannaggia, mannaggia.
vuoto. Devo stare attento perché ci possono essere zombie più avanti e non li vedo. Il problema è che non li vedo. Posso fare veramente poco 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 poco, eh. Perfetto. No, non ci voglio credere, non posso morire. Non posso morire perché non c'ho acqua, raga. Non posso morire perché non c'ho acqua, ragazzi. No, no, non esiste proprio, non esiste proprio. Torniamo indietro, c'era un furgone con due bottigliette d'acqua, andiamo più a subito. Non esiste che morirò così. Assolutamente no. Assolutamente no. Qua c'è una bicicletta, mo la prendiamo. Torniamo indietro. Torniamo indietro. Cavolo stava la bici che avevo visto qua. Devo tornare indietro, devo prendere l'acqua. No, là c'erano zombie. Uno zombie che potrebbe anche non essere l'unico, tra l'altro. È andato tutto storto. Tutto. Tutto proprio. Però. Vediamo, vediamo. Mai dire mai. Su Zomboid non è finita finché non cadi a terra e non te muovi più. Non credo ci sia un bagno, troppo, però. Mo' è finita. Mo' è finita. Non li ucciderò mai. Mai. Ero convintissimo che avevo abbastanza acqua. E invece no. Il fatto è che l'idea di farmi la traversata mi piaceva, non mi vale. Non è finita. Non è finita. Non lo è. Non lo è. Mori? Non è finita ancora, signori. Sono ancora in piedi. Sono ancora in piedi. E poco. Porca puttana, però. Non mi attacca più. Ah, non attaccava, non so perché. Ma dai, però. Dai, mori, per favore. Posso
provo a mangiare. Ma se qua c'è un bagno, e non credo. C'è un edificio qua. Lo raggiungerò. Io raggiungerò quell'edificio e non morirò. Casa? No, zombie, zombie, no, 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 no. Non vale però, raga, non vale. No. È finita. Sono morto. Non c'è assolutamente modo. Non esiste che io mi salvo. Non esiste. No. È finita a schifio, ma è schifia. È finita. Signori, allora, niente, prossimo episodio prepareremo un nuovo personaggio. È impossibile che io mi salvi da questa situazione di merda. Peccato, mi sarebbe piaciuto fare la traversata insieme a voi. Morto. Thank you.